Ciao ragazzi, io sono Falcone Aroli, sono qua, tornato a parlare un po' di The Division 2 per introdurvi e raccontarvi un po' quella che è stata la mia esperienza con l'episodio 3, in arrivo a brevissimo, episodio che introdurrà diversi nuovi contenuti per estendere e chiudere l'anno 1 di The Division 2. Allora, l'esperienza con episodio 3 è stata interessante e partiamo subito dalla cosa che interessa di più a parecchi di voi e su cui tristemente non c'è stata molta chiarezza in giro, ovvero i contenuti di questo episodio 3. Allora, l'episodio 3 conterrà una nuova zona, Coney Island, di cui parleremo fra poco, all'interno della quale troveremo due missioni principali nuove. Ci saranno due nuove assegnazioni classificate a Washington DC, un nuovo raid, nuove armi e una nuova specializzazione incentrata sull'utilizzo del lanciafiamme. Quindi partiamo enunciando un po' i contenuti. Adesso vi racconterò un po' la mia esperienza. Allora, partiamo ovviamente da Coney Island, la nuova zona di questo DLC, una zona su cui avevo anche delle discrete aspettative del complesso, ma che mi ha veramente sorpreso. Allora, partendo dal presupposto che soprattutto giocata in notturna si è dimostrata veramente estremamente affascinante, le due missioni si sono rivelate molto convincenti. Non vi spoilerò niente sulla storia, dandovi così l'opportunità di viverla in primissima persona, ma vi basti sapere che la perfetta alternanza fra situazioni all'esterno e momenti di combattimenti a spazi molto ristretti, ravvicinati, ha garantito due missioni dal ritmo altissimo, incalzante, in cui mi sono profondamente divertito. E non tutta l'esperienza di The Division mi ha regalato questo tipo di divertimento. Specialmente una delle due missioni, quella ambientata dentro un parco divertimenti, è secondo me un'opera d'arte, ve lo dico sinceramente. Io poi sono anche abbastanza difficile nei gusti, ma l'ho trovata meravigliosa sia per un discorso di level design, sia per un discorso di direzione artistica della missione stessa. Cioè, i dettagli con cui la missione è stata realizzata e che la caratterizzano mi hanno lasciato veramente senza parole, e starete vedendo in questo momento, immagino, diverse riprese al riguardo che, insomma, sostengono al meglio le mie parole. Per cui, due missioni che sono obiettivamente poche, perché comunque ci resti male, no? Al termine della seconda, a sapere che non c'è altro oltre a quella seconda missione. Però sono due missioni che veramente mi hanno divertito e me le sono rigiocate anche in diurna. Per cui, certo, con il sole, vi dico la verità, si perde un po' di fascino. Con l'oscurità, il sistema di illuminazione brilla veramente di luce propria, è proprio il caso di dirlo, garantendo un colpo d'occhio veramente notevole, specialmente, ripeto, nella seconda missione in spazi interni. Perché sì, ok, gli spazi esterni sono belli, ampi, sparatorie a lungo raggio con di tutto che accade, ma quelle all'interno del parco divertimenti, specialmente le parti della casa dell'orrore, sono, ripeto, un'opera d'arte che vale il prezzo del biglietto, secondo me. Al di là di queste missioni principali, ci sono anche, appunto, come vi dicevo, due assegnazioni classificate che mi hanno piuttosto colpito. Anche qui ce n'era una in particolare che mi è piaciuta perché combattere all'interno di una prigione è stato affascinante. Io sono un fan, insomma, delle tematiche che ruotano intorno alle prigioni. Per cui combatterci dentro è stato particolare. Però devo dire che in generale, quel che si respira di questo DLC è il level design. Da quel punto di vista, il team di sviluppo ha fatto veramente un ottimo lavoro, riuscendo a creare delle missioni e delle situazioni, in senso assoluto, che possono veramente appassionare e rendere la progressione divertente al di là di come si decide di affrontarla. E in questo senso, la presenza di nuove armi rende la cosa particolarmente interessante, ma mai quanto l'utilizzo della nuova specializzazione, incentrata, come dicevo, sull'uso di un lanciafiamme che, per quanto sia stato realizzato in maniera tale da non poter essere sfruttato a lungo termine, perché il carburante che lo alimenta si esaurisce rapidamente, ma quel poco che riesci a fare appaga sia da un punto di vista visivo sia da un punto di vista proprio pratico. Per quanto l'efficacia delle fiamme non è così sbilanciata come magari avrei temuto e per certi versi sperato. Non è che tu puoi prendere sto lanciafiamme, tirarlo fuori e fare il panico ovunque. No, ha un effetto sui nemici che
forse anche inferiore rispetto a quello che dovrebbe avere. Ho avuto questa percezione giocando. Nel senso che ti aspetti che le fiamme facciano danni più evidenti, e invece non sempre succede. Però al di là di questo, insomma, è sicuramente un'arma che dà uno stimolo in più, ecco, a chi magari avesse già sperimentato tutto il resto. Stesso discorso per il ride, ben realizzato, e dai ritmi anche qui parecchio, parecchio alti. Per cui diciamo che nel complesso è un DLC che potremmo riassumere nelle parole breve ma intenso, nel senso che gli appassionati sicuramente apprezzeranno, ma è innegabile che le sole due missioni non garantiscano chissà quanto tempo di gioco, a meno che non si voglia appunto ripeterle e provarle con approcci differenti. Sono solamente due, le esaurirete nell'arco di un'oretta a difficoltà standard, e diciamo che questo potrebbe far sorgere il naso a molti, però ripeto, la qualità delle due missioni è innegabile, è innegabilmente altissima da tutti i punti di vista, anche da un punto di vista di colpo d'occhio generale, per cui non riesco veramente a lamentarmi. Certo è che con l'anno 2 il team di sviluppo dovrà alzare un pochino il tiro, secondo me, e spero vivamente e profondamente che decidano di affacciarsi a cose come fecero con il primo The Division, magari variando un po' l'atmosfera e i ritmi, magari inserendo qualcosa che abbia un sapore survival, come fu appunto per il primo The Division. Insomma, le premesse per creare qualcosa di molto buono ci sono adesso, il lavoro fatto in questo anno 1 è sicuramente molto valido, questo DLC ne è la ultima prova, è la più recente prova, però ripeto, adesso io personalmente da giocatore di The Division 2 mi aspetto un passo avanti, un po' più di coraggio, un po' più di creatività, un po' più di ambizione, ecco, definiamola così, per spingere il prodotto ancora più in alto, perché da un punto di vista generale hanno messo delle ottime basi, hanno saputo lavorare molto anche sull'impatto visivo, cosa che per esempio a primo The Division un pochino mancava, perché le missioni e i ride, per quanto belli, intensi, complicati a tratti, mancavano di quel taglio un po' cinematografico. In questo caso, soprattutto con queste due missioni principali introdotte nell'episodio 3, devo dire che hanno fatto il massimo da quel punto di vista. Cioè, giocato su PC con impostazioni alte, vi assicuro che il colpo d'occhio, specialmente nelle missioni notturne, è notevolissimo. E per cui se uno parte dal presupposto che la componente grafica sia ormai ad altissimi livelli, manca solamente qualcosa in più in termini di gameplay, qualcosa che possa dare qualcosa in più rispetto a ciò che ci aspettiamo. Per cui, ragazzi, io a questo punto vi saluto, poi se avete domande, dubbi, perplessità, ovviamente sono a disposizione, e sarò ben lieto di rispondere a qualsiasi dubbio che vi possa accompagnare dopo la visione. Per cui niente, ragazzi, io vi saluto, un grazie a Ubisoft che mi ha dato l'opportunità di provare il DLC con un po' d'anticipo, e noi ci vediamo alla prossima.